è stata una scelta. Allora c'era il potere fascista in crisi, tu potevi servire il potere del momento, potevi scegliere invece il bosco, la montagna, la collina per la libertà. È stata la ribellione, una situazione che è diventata intollerabile in assoluto. È stato un voler vivere. Di nuovo, quello è la vita che vince, no? Credere nell'esistenza. Molta gente oggi non crede nell'esistenza. Non possiamo continuare a essere schiavi, dobbiamo essere cittadini liberi del nostro futuro. Al di là della poi appartenenza o non appartenenza partitica, ci fu nella Resistenza un'unità di fondo, con delle fratture, spesso delle fratture, un'unità difficile, perché appunto poi i partiti avevano ognuno degli obiettivi, degli indirizzi diversi, però poi oggi noi possiamo fare un bilancio di un'esperienza comune che unificò queste formazioni all'insegna di valori comuni. La loro fu innanzitutto una scelta di coscienza civile. A distanza di 72 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, più che gli aspetti militari e bellici della Resistenza, bisogna mettere al centro proprio questo orizzonte etico e ideale comune che mise insieme intellettuali e contadini, uomini e donne, persone anziane e giovanissimi, militari esperti che conoscevano bene le tecniche di guerra e giovani che non avevano mai imbracciato un'arma. Ecco, tutti costoro seppero collaborare per la dignità dell'uomo e la solidarietà contro ogni forma di totalitarismo, di conformismo forzato, illiberale e xenofobo che erano il modello del fascismo e del nazismo. Bisogna leggere le lettere dei condannati a morte della Resistenza. Una lettera molto bella di una operaia che lascia una lettera per la sua bambina dicendo ai parenti: datele questa lettera quando sarà grande perché possa capire che io non ho affrontato una guerra se non avessi amato la libertà quanto ho amato te, ma voglio che tu, bambina mia, nasci libera. La libertà era un argomento profondo delle gioventù di allora che hanno affrontato il bosco, la crisi, la fame, le difficoltà, i rischi in funzione di un'idea.